La città metropolitana di Torino, come tutte le città metropolitane, ha subito il grande cambiamento della legge Delrio e quindi nell'ambito delle competenze perse, ma anche ritrovate, stiamo cercando di interpretare questa riforma provando a continuare anche un po' l'opera della provincia di Torino di cucitrice di stakeholder e territori e lavorando su aree territoriali diverse, la zona più periurbana e la zona montana che rappresenta per noi, grande città metropolitana, la metà del territorio. E quindi sui due versanti stiamo lavorando su uno, quello più periurbano, sul grande tema delle povertà, senza dimora e anche il tema delle nuove povertà, con un progetto innovativo che è particolarmente interessante in questo contesto perché coinvolgerà tutte le associazioni di volontariato dei territori, sono i 10 comuni individuati dal bando periferie, per costruire attraverso welfare generativo dei legami, delle nuove alleanze con la cittadinanza attiva per provare a fare integrazione sociale delle persone in difficoltà economica attraverso un progetto di recupero del cibo e restituzione in lavoro e in attività da parte delle persone in difficoltà economica. Invece in montagna noi stiamo facendo, oltre che una cucitura con la città, un lavoro molto specifico sulle comunità e sul welfare di comunità, il benessere di comunità. Perché il problema della montagna oggi è l'isolamento, la percentuale molto alta di persone anziane, anche autosufficienti, ma comunque lontane dai servizi. E allora è proprio lì che cerchiamo di ricucire i legami di solidarietà anche informale all'interno delle comunità rurali e montane perché le comunità imparino ad aiutarsi da sole. Anche qui il volontariato diventa cruciale, fondamentale, che è una grande risorsa anche in quelle aree, ma va connesso con le altre risorse pubbliche e private che già operano. Non abdichiamo al nostro ruolo pubblico, ci crediamo, ma dobbiamo cercare di interpretarlo in questo mutato scenario istituzionale e soprattutto economico, date le risorse scarse che in questo momento possiamo amministrare.